Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Oggi ci troviamo qui in una bellissima campagna in provincia di Rovigo, a Loreo, dove abbiamo realizzato questa bellissima villa bifamiliare di Michele, dove abbiamo utilizzato degli infissi minimali, quindi dove si vede solamente dentro una zanzariera. Io posso aprire anche solamente la parte che mi serve per uscire. Con rete ad alta trasparenza e minimale mi permette di vedere solamente vetro e un montante centrale di soli 97 mm. E questa bellissima porta bilico, ad esempio, dove l'apertura è imperniata e su un lato mi consente di fare aperture molto grandi da 1,60 m, mi consente di usare dei materiali come in questo caso del grass porzellanato effetto Corten, che è indistruttibile e molto bello. Qui un cane, se si mette a graffiare la porta, si rovina le unghie, ma la porta non si rovina. E di dotarla di serrature robotizzate con la chiusura automatica e l'apertura automatica. Io, ad esempio, ora potrei dire: Alexia, aprimi la porta, e Alexia mi dovrebbe aprire la porta. E infatti, Alexia mi apre. Possiamo scorgere sia l'apertura bilico, sia i bellissimi interni di questa villa, che sono curati direttamente dal proprietario di casa Michele, che oltre ad essere stato un ottimo architetto, è stato anche un ottimo cliente. Ma questo lo vedremo nei prossimi video. La porta è dotata di autochiusura, quindi tutte le volte che io chiudo la porta, tra l'altro si muove, cioè veramente con un dito, nonostante 200 kg più di peso, io ho chiuso. Ora la serratura ha dato le mandate e Bibit mi ha confermato la chiusura. Oppure potrei dire anche: Alexia, chiudimi gli scuri. E Alexia mi chiuderebbe gli scuri perché gli scuri sono dotati di motorizzazione. Rileva gli ostacoli, quindi se io mettessi anche una mano nel mezzo, lei sentirebbe e riaprirebbe lo scuro. I motori sono tutti integrati all'interno di questo cardine. Come puoi vedere, tutte le finestre sono state dotate di questo sistema. Ora Alexia riaprirà gli scuri. Così potremo rivedere i bellissimi infissi panoramici e le zanzariere incorporate a scomparsa. L'ultimo trucco prima di lasciarvi: ecco, siamo in un momento di mietatura, è il bello anche della campagna. Queste zanzariere perfettamente integrate che andrebbero aperte dall'interno, però io conosco il trucco, posso farlo anche dall'esterno, sono rallentate, quindi vanno su piano, non creano pericolo, non si rompono e sono molto belle perché sono tutte incorporate all'infisso, nello stesso colore e con pochissimo materiale in vista. Ciao, al prossimo video.